Signorini, D'Urso, clerici e altri VIP. Morte Berlusconi, le reazioni. Le reazioni a caldo del mondo dello spettacolo italiano alla notizia della dipartita del leader di Forza Italia. Silvio Berlusconi si è spento oggi all'ospedale San Raffaele di Milano, dove era ricoverato da venerdì. Da tempo combatteva contro una leucemia e nelle scorse settimane aveva passato 45 giorni in ospedale per curarsi. L'ex presidente del Consiglio imprenditore aveva 86 anni. Ad inizio aprile il primo ricovero a seguito di complicazioni respiratorie collegate alla leucemia. Nel giro di pochi minuti sono arrivate reazioni sui social da parte di numerosi VIP. Oggi ci ha lasciato Silvio Berlusconi. Una notizia che mi ha toccato profondamente il cuore, per quanto gli ultimi giorni non mi facessero pensare a nulla di buono. L'ho conosciuto che ero poco più che una ragazzina. Con lui e la sua televisione ho fatto i miei primi programmi importanti. E sempre con lui ho trascorso insieme a tanti amici serate all'insegna del canto e dell'allegria. Ciao Silvio. Resterai sempre nel mio cuore e nella storia dell'Italia. Le mie più sentite condoglianze a tutta la sua famiglia che tanto ha amato, ha scritto Samantha De Grenè sul suo profilo Instagram. Ho avuto l'onore di incontrarlo, solo in un'occasione, ma rimarrà sempre impressa nella mia mente. Uomo pazzesco, elegante, simpatico, umile, leader. Riposa finalmente in pace. Senza di lui, l'Italia sarà in grandissima difficoltà, sono state le parole della showgirl Antonella Mosetti. Anche Roby Facchinetti si è espresso sulla triste notizia. È morto pochi minuti fa Silvio Berlusconi, iniziò la sua grande scalata come impresario edile. Creando la Fininvest ha saputo cambiare il mondo della televisione. Con la presidenza del Milan scrisse la storia del club e del calcio italiano. Fondatore di Forza Italia, con la sua guida è diventato primo partito d'Italia. Silvio rappresenta uno dei più grandi personaggi italiani dell'imprenditoria e della politica. Buon viaggio Silvio! Oggi abbiamo perso una vera leggenda, un uomo semplicemente eccezionale, che è stato protagonista della storia d'Italia per oltre 40 anni. Silvio Berlusconi era un imprenditore geniale e un grande statista e lascia un vuoto incolmabile. Per me, che ho avuto il privilegio e l'onore di averlo come amico. Questo è un giorno tristissimo. I miei pensieri vanno a tutta la sua famiglia in questo doloroso momento, ha scritto Flavio Briatore sul suo profilo Instagram. Sabrina Ferilli ha espresso il suo dolore attraverso una Instagram story, pubblicando un'immagine raffigurante il simbolo del lutto. Gianluigi Nuzzi ha ricordato Berlusconi con un video. L'uomo delle libertà. Buon viaggio presidente. Sempre grazie, recita la descrizione. Vorrei ricordare il presidente Silvio Berlusconi con una semplice parola. Grazie. Grazie per ciò che è stato nella mia vita ed in quella di tutti noi. Grazie per aver potuto godere della sua stima e del suo affetto. Ci mancherà. Un abbraccio ai suoi figli e a tutti coloro che gli hanno voluto bene,
Ha scritto, invece, Gerry Scotti. Fino ad oggi è l'unico uomo che abbia dimostrato di avere le capacità e le competenze per dirigere una nazione. Per me sei e resterai per sempre il presidente. Ciao Silvio, recita la descrizione di Gianni Sperti. Barbara D'Urso e signorini, l'ultimo saluto al CAV. Barbara D'Urso ha voluto salutare così Silvio Berlusconi. Grazie per avermi accolta nella tua prima TV 45 anni fa, per avermi sempre stimata, per i tuoi modi gentili. Ricordo il tuo entusiasmo, contagioso e dirompente, quando ci chiamavi in riunione a Milano 2, dove vedevamo nascere il futuro della televisione, che tu hai intuito prima di chiunque altro. Non sei mai stato banale, sei sempre stato legatissimo alla famiglia. E come ti ho sempre detto, ho imparato tantissimo guardandoti all'opera in quegli anni. Mi inorgoglii quando, non molto tempo fa, seppi che mi definisti come una donna, col sorriso di velluto e le palle d'acciaio, perché in queste poche parole c'è tutto l'affetto professionale che non hai mai mancato di dimostrarmi. Non ti dimenticherò mai, ciao Silvio! Oggi ti voglio ricordare così, nell'allegria di casa mia, tra tante risate, un buon bicchiere di vino e gli affetti di una vita. Punto. Con te perdo un secondo padre, quel padre che mi hai promesso saresti stato quando ho perso il mio. Hai mantenuto quella promessa, fino all'ultimo. Grazie presidente, sempre con te, così in un post Instagram di Alfonso Signorini. Reazioni dal mondo Rai. Dal mondo Rai, ecco il ricordo di Antonella Clerici. Addio ad un uomo che comunque la si pensi, ha cambiato la TV, il calcio, la politica. Finisce un'epoca, quindi quello di Marco Liorni. Corre su tutti i telefonini, come succede quando c'è qualcosa che colpisce tutti. Sono stato a Mediaset dal 96 e mi sono accorto che era a immagine e somiglianza di Silvio. La sensazione che ogni ostacolo fosse qualcosa che era solo una nuova sfida, mai un muro. Silvio Berlusconi è morto. L'ex premier, leader di Forza Italia e fondatore di Mediaset, aveva 86 anni. Così Salvo Sottile che si è limitato ad annunciare la notizia.